Ciao a tutti, stiamo vivendo un momento davvero molto particolare e io pensavo di leggervi una cosa che ho trovato su Facebook, non sono parole mie quindi, ma di uno scrittore, di Alberto Pellai, che ha scritto questa lettera che è chiamata Lettera ai nostri figli, è tempo di responsabilità e sacrificio. Volevo condividerla con voi. Cari ragazzi, cari figli, la vita per alcune settimane, probabilmente mesi, vi chiederà un cambio di passo. Non sarete più padroni del vostro territorio di esplorazione. Vivrete in uno spazio limitato, confinato, e dovrete starci. Non solo perché ve lo chiede la legge, ma perché ve lo chiede la stessa vita. Volete vivere? Allora quella vita ora dovete proteggerla. Non è tanto la vostra vita in gioco in questo momento. Non siete a rischio voi. Uno strano incantesimo del virus Covid-19 rende voi minori apparentemente non suscettibili o pochissimo suscettibili agli effetti clinici del virus che sta piegando il mondo. Voi non venite piegati dal virus, ma molte altre persone sì, i vostri nonni, in parte anche noi, vostri genitori, e poi le persone vulnerabili in termini di sistema immunitario, ovvero chi sta facendo una terapia antitumorale, chi ha un deficit congenito del sistema di difesa dalle minacce patogene che possono aggredire l'organismo. Per loro oggi tutto diventa una minaccia. Quasi tutti voi avete nel vostro giro di conoscenze qualcuno che vive con questo genere di problemi. Bene, è a loro che in questo momento dovete pensare, prima di tutto. È di loro che vi dovete occupare e preoccupare. Ma dovete anche pensare a tutto il personale sanitario che in questo momento sta combattendo una guerra che rischia di essere superiore alle forze in gioco. Medici, infermieri, paramedici, ogni persona che ha contatto con un paziente per seguire il proprio mandato professionale è oggi equiparabile ad un soldato che si trova in trincea per combattere una guerra. Medici e infermieri non si sono mai immaginati come soldati, non hanno mai pensato al loro lavoro come un lavoro contro qualcosa o qualcuno. La loro professione è sempre stata a favore dei malati e delle loro famiglie, a favore della tutela della salute individuale e collettiva. Anche oggi, di fronte al moltiplicarsi dei malati infettivi che hanno invaso i nostri ospedali, loro lavorano a favore dei loro pazienti. Ma al tempo stesso sono in trincea contro un nemico che per loro rappresenta un rischio molto più che per noi. Essere adolescenti, giovani uomini e donne porta un bisogno fisiologico e implicito di stare nel fuori, di andare a scoprire il nuovo e l'ignoto, di muoversi per il mondo. È stato così fino alla scorsa settimana. Voi siete i figli che hanno potuto godere dell'Erasmus, rendendo l'Europa tutta un'unica sede universitaria. Siete gli ex bambini che grazie alla diffusione delle linee low cost, noi genitori abbiamo preso per mano e portato in giro per il mondo fin da quando eravate piccolissimi. Vi abbiamo insegnato che il mondo è la vostra casa. Lo abbiamo continuato a fare anche quando i terroristi volevano convincerci del contrario. Volevano farci chiudere nelle case, pieni di spavento, impauriti dal rischio connesso alle loro azioni omicide. Noi non ci siamo piegati. Abbiamo continuato a spingervi nel fuori, a dirvi di andare, di non fermarvi. Niente avrebbe dovuto piegare il vostro diritto alla libertà. Oggi vi diciamo l'esatto contrario. Vi chiediamo di rimanere in casa. Abbiamo dovuto chiudere le scuole e le università
per noi genitori. Voi non sapete quale dolore la cosa ci comporti. Sappiamo che è in aula, nell'incontro con i vostri docenti e con i vostri compagni, che potete attrezzarvi per imparare la vita. I nostri bisnonni, i nostri nonni, questo diritto non lo avevano e lo hanno conquistato per voi. Molti di loro a scuola ci andavano fino ai 12-13 anni, poi tutti a lavorare. Molti di loro al compimento del 18° anno si sono trovati obbligati ad andare in guerra. E molti vostri padri al compimento dei 18 anni si sono trovati obbligati dallo Stato a regalare un anno della loro vita per addestrarsi alla difesa della nazione, facendo il servizio di leva, o a sostenere il bene della nazione facendo il servizio civile. Voi siete stati sollevati da tutto questo, ed è un bene che le vostre vite abbiano potuto dipanarsi seguendo il filo della libertà assoluta e dell'autodeterminazione. Ma oggi quel filo si è spezzato e voi dovete imparare una competenza che forse non siamo stati molto bravi a trasmettervi noi adulti. Quella competenza si chiama responsabilità ed è ciò che differenzia un adulto da un bambino. Nell'etimologia di responsabilità c'è il concetto di sapere dare risposte. L'adulto è quello che sa le risposte e le fornisce al bambino che gli fa domande. Tutti di noi di fronte a questo virus siamo pieni di domande. Perché? Quanto dura? Come si fa a sconfiggerlo? Come posso essere certo di non averlo preso? Siamo tutti bambini di fronte al Covid-19. Fondamentalmente irresponsabili. Perché queste risposte non le abbiamo. Le stiamo trovando. Le stanno trovando gli scienziati e i ricercatori che lavorano giorno e notte senza tregua. Ma c'è una risposta che ci compete. Possiamo limitare la diffusione del contagio, diventando responsabili e limitando la nostra zona di libertà personale. Significa che per un po' vige il coprifuoco, che tutti dovremo fare grandi sacrifici, che voi dovrete imparare a studiare da casa, che vi potrete incontrare a 2 o 3 negli spazi privati, anziché pubblici. Non possiamo farla noi per voi questa cosa, dovete convincervi da soli che è un passaggio necessario. Dovete cominciare a dirvelo nei social, di persona, quando vi contattate e vi parlate, dovete imparare che questa è oggi l'educazione tra pari che serve al mondo, di cui voi dovete essere protagonisti. Dovete vivere questo tempo come tempo di impegno, continuare a studiare, riempire lo spazio di vita confinato che avete disponibile di bellezza e di significato. È un tempo di sacrificio questo. E anche l'etimologia della parola sacrificio è importante, perché vuol dire rendere sacro. Non c'è nulla di più sacro della vita e del suo valore. E oggi la vita va difesa. Più di tutto. Più di sempre. Responsabilità e sacrificio. Non ve l'avevamo mai chiesto prima, cari figli, ma oggi non possiamo non farlo. Per favore, ascoltateci e soprattutto ditevelo tra di voi. D'oggi per un po', queste saranno le parole chiave che vi daranno accesso tra qualche mese di nuovo al vostro futuro, che amerete di più, molto di più di quanto succeda ora, perché vi apparirà ancora più sacro. E voi in quella sacralità sarete diventati più responsabili. Anche questo è crescere, anche questo è prepararsi all'adultità che vi aspetta. Io credo che siano delle bellissime parole queste di Alberto Pellai, sono piene di significato nel tempo in cui stiamo vivendo. È una lettera verso i figli, verso ai più giovani, diciamo, agli adolescenti. La responsabilità dovrebbe essere di tutti, di qualsiasi persona. Ovviamente questa cosa è indirizzata ai giovani e
e per come è scritta la lettera si capisce. Io non sono un genitore, non ho figli, però volevo leggervi questa lettera perché secondo me è importante trasmetterla, condividerla, e se è arrivata a qualcuno, a chi doveva arrivare, secondo me avrà compreso benissimo il perché io l'abbia voluta condividere. E scusate se ho fatto qualche erroruccio mentre la leggevo. E niente. E mi augurio che voi stiate tutti bene, e che tutte le vostre famiglie stiano bene, e auguriamoci che quanto prima questo virus venga sconfitto, perché è una cosa che interessa tutti quanti. Ciao!